È una storia preziosa, Piera. Janasa e le sue sorelle, molte donne, dopo di loro, hanno custodito questi segreti gelosamente, raccontandoli come una storiella di poco conto, ma non dimenticando il potere che queste parole custodiscono, della nascita, della cura, dell'assistenza e della morte. E se ci pensi bene, Beligetta, queste sono tutte cose che le donne sanno fare. In fondo, tutte noi siamo antenate di quelle che sbrigativamente la gente chiama Janas. E ora spetterà anche a te il compito di garantire la sopravvivenza di questi segreti, raccontandoli agli altri e non permettendo che vengano dimenticati. Parlano di noi, delle nostre radici, della nostra storia.